presidente del Great Wine Capital italiano vorrei dare il benvenuto agli altri 8 paesi con i quali passeremo insieme ben 4 giorni di lavoro. Per 4 giorni a novembre Firenze diventerà capitale mondiale del vino. In concomitanza con il 500° anniversario della morte di Amerigo Vespucci e con la celebrazione della Biennale della Cultura e quella enogastronomica, Firenze ospiterà la Great Wine Capitals. Saranno 4 giorni molto intensi dove si svilupperanno programmi che attraverso la rete porteranno a turismo enogastronomico, a piani di sviluppo anche di ricerca e avranno anche degli spunti diciamo più pratici. Confronteremo le nostre produzioni di vino in varie opportunità. Ci sarà un'ottima accoglienza, potranno svilupparsi dei grandi incontri, degli ottimi programmi per il futuro. Dal 4 all'8 novembre, l'annual General Meeting del Great Wine Capitals sarà un'occasione unica in cui i rappresentanti delle 9 capitali mondiali della produzione vitivinicola, che rappresentano Bordeaux, Mainz per la Germania, Porto, Bilbao La Rioja, San Francisco Napa Valley, Città del Capo, Mendoza per l'Argentina, Christchurch South Island per la Nuova Zelanda, oltre a Firenze per l'Italia, si incontreranno per sviluppare insieme programmi di cooperazione internazionale, per promuovere il turismo del vino e per facilitare scambi economici, culturali e accademici incentrati su questa risorsa, agricola e culturale al contempo. Molti gli appuntamenti in programma, alcuni tecnici, altri aperti al grande pubblico e altri ancora riservati alla stampa specializzata. A Palazzo Medici Riccardi, nella prestigiosa cornice della sala Luca Giordano, le autorità locali porteranno il loro saluto e daranno inizio ai lavori. Ci sarà poi una degustazione internazionale all'Hotel Bernini God Save the Great Wine Capitals, con la collaborazione dell'Associazione Italiana Sommelier. In questa occasione sarà possibile assaggiare selezioni dei migliori vini per ciascuna delle città-regioni presenti e selezioni di vini delle aziende locali, grazie alla presenza dei 4 consorzi vitivinicoli della provincia di Firenze. Le delegazioni delle città potranno inoltre scoprire ed apprezzare la ricchezza del territorio partecipando a 4 itinerari tematici, dal Chianti al Chianti Classico, dal Chianti Rufino ai Colli Fiorentini, esplorando paesaggi diversi e visitando le aziende che si sono distinte nei vari anni nell'eccellenza del turismo enogastronomico. Per chiudere, nel Museo degli Argenti in Palazzo Pitti si terrà la premiazione del Best of Wine Tourism Award, premio internazionale assegnato ogni anno alle migliori strutture ricettive che si sono distinte in categorie specifiche inerenti al settore vino, individuate dalle giurie delle 9 capitali. Da non trascurare gli appuntamenti di Florence 2012 e della Biennale Enogastronomica che si susseguiranno negli stessi giorni e che costituiranno per gli ospiti dell'Annual General Meeting Firenze 2012 occasioni di ulteriori approfondimento nel mondo del vino a tutto tondo. Ci saranno momenti di lavoro sicuramente, ma ci saranno anche momenti per divertirsi e per poter gustare appieno questa grande città. Il programma completo del meeting su www.agmfirenze2012.com.